ridurre i rischi di incidenti sul lavoro e le malattie professionali per migliorare la qualità della produzione e la qualità della vita di chi produce. Questo è l'obiettivo di Sicura Agri Puglia, un progetto promosso dalla CIA Puglia che nasce da un protocollo d'intesa con l'INAIL regionale. L'idea è quella di informare e formare le aziende agricole e gli operatori del settore attraverso un'azione di sensibilizzazione su di un tema che oggi investe l'intero comparto, come ci spiega il presidente della CIA Puglia, Antonio Barile. Un grande impegno che è antico, quello della CIA contro gli infortuni e le malattie professionali, che è un fenomeno che noi stiamo monitorando, è molto presente nella nostra regione, non tanto in termini di numeri, perché ancora non c'è consapevolezza, ma quanto per la realtà che noi abbiamo verificato. Sicura Agri Puglia quindi oggi può incidere su dei dati che l'INAIL monitora costantemente. Nell'arco dal 2008 al 2012 gli infortuni che sono avvenuti in regione per quanto riguarda il settore dell'agricoltura sono stati circa 15.800 e questo significa che il 6,2% di tutti quelli che accadono a livello nazionale e 45 sono i morti. Sono dati, come dire, significativi e rilevanti su cui noi abbiamo fatto una riflessione assieme alla Confederazione Italiana Agricoltori e abbiamo detto che sostanzialmente un intervento andava fatto. Il progetto si articola in quattro fasi: indagine territoriale, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, apertura sperimentale di sportelli dedicati diffusi in ogni provincia ed informazioni in rete. Accanto alle azioni messe in campo da Sicura Agri Puglia è altrettanto però importante investire su macchine ed attrezzature nuove a norma, come ci spiega Marco Acerbi, direttore di Federe Unacoma. È importante, se non altro, fare anche dei corsi di formazione, come questo progetto prevede, proprio con l'utilizzatore finale, per sensibilizzare gli agricoltori a mettere a norma le macchine e anche a saperle utilizzare in maniera corretta per evitare incidenti. Questo progetto, così come formulato, verrà posto anche all'attenzione della Regione Puglia ed in particolare dell'Assessorato alle Risorse Agricole. La CIA oggi presenta un documento interessante, documento che noi valuteremo come assessorato e che trasferiremo anche sul tavolo di coordinamento nazionale, perché mi sembra che sia un documento concreto e che in qualche maniera incentivi e tuteli dal punto di vista della sicurezza i nostri lavoratori.